abbiamo visto quanto sia critica la situazione, ma le Marche non chiederanno lo stato di calamità naturale. Il rischio, infatti, è che, come per l'alluvione dello scorso marzo, non solo non arrivi un euro dal governo, ma a pagare siano chiamati ancora i marchigiani con nuovi aumenti delle accise. Di tutto questo Claudio Sergenti ha parlato con il presidente della regione, Gianmario Spacca. 3 giorni di emergenza, 3 giorni di grande impegno di tutte le strutture regionali in collaborazione con gli enti e le amministrazioni preposte alla protezione civile. Il governatore Gianmario Spacca prova a fare il punto con noi su questa eccezionale ondata di maltempo. Purtroppo la situazione è molto difficile, fino a mercoledì le cose non miglioreranno, per cui dovremo proseguire con questa azione di presenza da parte della Protezione Civile Regionale e del sistema articolato a livello di territorio. Purtroppo sono 3 giorni di interventi, quindi cominciano anche a scarseggiare le energie, ma facciamo affidamento alla determinazione e alla generosità di queste persone che stanno dando veramente il massimo, il meglio di se stesse. Quali sono i punti di maggiore criticità? Il punto di maggior criticità credo sia la distribuzione di energia elettrica, che tra l'altro ho vissuto anche personalmente a Fabriano, nel senso che ci sono mancanze prolungate di energia e questo è particolarmente grave lungo la dorsale appenninica che va da Mandorla attraverso Camerino, Fabriano, Urbino, perché ci sono molte persone anziane che non hanno riscaldamento e luce, e questo è molto grave. Giusto un anno fa l'alluvione, da quella volta non si è visto un euro da parte del governo nazionale. No, ce la siamo caricata noi attraverso la solidarietà dei marchigiani, attraverso le accise. Questa volta, come tutte le altre regioni d'Italia, ci guardiamo bene dal dichiarare lo stato di emergenza. Abbiamo chiesto la calamità che riguardi i danni all'agricoltura. Facciamo un'azione sostanziale di coordinamento perché l'emergenza è vera, è sostanziale, reale, e quindi la Protezione Civile regionale coordina tutti i sistemi territoriali, ma non abbiamo fatto richieste formali di emergenza come nessuna dichiarazione e nessuna regione d'Italia ha fatto in questo momento. Ho parlato questa mattina con il presidente Errani e anche lui, nonostante la situazione di difficoltà dell'Emilia-Romagna, non chiede l'emergenza perché questo ricadrebbe sulla sua regione. L'intervista è finita, ma prima di lasciarci il Presidente ci chiede di ringraziare la Val d'Aosta, il Piemonte e la provincia di Bolzano che, nonostante le difficoltà presenti anche in quelle zone, ci hanno prestato dei mezzi antineve che si stanno rivelando preziosi per raggiungere il nostro entroterra. Insomma, il sistema delle autonomie pare funzionare davvero, al di là di ogni retorica.